in bicicletta cade dalle mura. Un bambino francese di 6 anni è stato portato al Meyer dopo una caduta nella cannoniera del baluardo San Regolo. All'ospedale anche il padre è saltato giù per soccorrerlo. Non c'è pace per via di Tiglio, senso unico, contravvenzioni e proteste per la segnaletica. Da lunedì sono partiti anche i lavori delle ferrovie in via Ingrillini. Metti una sera con Napoleone, fino a mercoledì 22 agosto gli incontri dedicati all'imperatore San Micheletto Gremito per il primo appuntamento. Aspettando il Repaci, due serate di spettacolo in piazza Mazzini per lanciare la cerimonia finale del premio letterario di Viareggio. Lo sport, la Lucchese punta su Santo Vito, i rossoneri devono ancora intervenire sul mercato, trattativa in dirittura d'arrivo con il Parma per il giovane difensore. Nelle acque di Viareggio il top della vela giovanile, oltre 1000 giovani atleti partecipano alla Coppa Primavela, al meeting nazionale delle scuole di vela e ai campionati italiani giovanili in singolo. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura l'abbiamo detto, la cronaca con la caduta dalle mura di Lucca di un bambino di 6 anni, un bambino francese in vacanza a Lucca con la sua famiglia. Il fatto è accaduto alla cannoniera del baluardo San Regolo. Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ricoverato anche il padre, ma a Lucca il padre si è lanciato sotto le mura per soccorrere subito il figlio. Vediamo. Un bambino francese di 6 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze dopo una caduta dalle mura urbane di Lucca. Ricoverato ma all'ospedale San Luca anche il padre, che è saltato giù dalle mura per soccorrere subito il piccolo. L'allarme è stato dato dalla madre del bambino, che ha assistito atterrita alla scena. Il fatto si è consumato nel giro di pochi secondi in una tranquilla mattinata estiva sul baluardo San Regolo. La famiglia, in vacanza a Lucca con alcuni amici, stava passeggiando sulle mura. Il bimbo, in sella ad una piccola bicicletta, si è avvicinato al bordo est del baluardo, in un punto dove non c'è il muro di cinta, ma un semplice dosso erboso. Sotto però c'è il vuoto, lo spazio della cannoniera. Il bambino è salito sul bordo evidentemente non avvertendo il pericolo e nemmeno i genitori si sono accorti di quello che stava accadendo. E così il piccolo ha perso l'equilibrio ed è caduto giù con la biciclettina, atterrando violentemente da un'altezza di circa 6 metri. Quando il padre si è accorto di ciò che era accaduto, ha tentato di calarsi di sotto per prestare i primi soccorsi al figlio e alla fine è saltato giù dalle mura. L'allarme è stato dato dalla madre e dagli altri turisti presenti sul posto. Sulle mura sono arrivate subito le ambulanze ed i vigili del fuoco ed è stato immediatamente allertato il Pegaso, atterrato sugli spalti subito fuori il baluardo. Un'ambulanza ha portato il padre al San Luca di Lucca. Nel salto giù dalle mura ha riportato diverse lesioni, ma non sarebbe in condizioni preoccupanti. Il bambino, invece, accompagnato dalla madre, in comprensibile stato di shock, è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo ha subito diversi traumi, ma è sempre rimasto cosciente. E sempre per la cronaca, un uomo di 45 anni, Francesco Banchieri, è morto all'ospedale di Cisanello, dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito di una caduta dalla rocca di Camporgiano. Il fatto era accaduto lo scorso 9 agosto. Ad allertare i soccorsi era stata una donna che aveva visto il corpo di Banchieri nel dirupo sottostante la rocca. Il 45enne era stato trasportato a Pisa. Inizialmente non sembrava in condizioni gravissime, poi però è sopraggiunto il decesso. La caduta dell'uomo dalla rocca sarebbe stata accidentale, ma come riportato dal sito Lucca in diretta, la sorella ha presentato un esposto alla questura di Pisa perché nei momenti di lucidità, dopo il ricovero, il fratello avrebbe detto che in realtà non si sarebbe trattato di un incidente. La questura di Lucca ha trasmesso gli atti alla procura, la questura di Pisa ha trasmesso gli atti alla procura di Lucca, che adesso dovrà valutare il da farsi. Cambiamo argomento, parliamo di viabilità e traffico nella zona di San Filippo, in particolare tra via di Tiglio e via Ingrillini. Da lunedì sono iniziati anche i lavori delle ferrovie a rendere ancora più difficoltosa la situazione. Vediamo. Tutto ora e tutto qui a San Filippo. Sembra uno scherzo, ma dopo i lavori GEAL e l'introduzione del senso unico in via di Tiglio, sono arrivati anche i lavori delle ferrovie su via Ingrillini, con conseguente introduzione del senso unico nell'ultima parte della strada.
Certo, la sostituzione delle protezioni lungo la ferrovia è un intervento che era assolutamente necessario, ma è la tempistica che lascia un po' sconcertati. È inevitabile che tutte queste cose messe insieme creino difficoltà al traffico. La pattuglia della Polizia Municipale, che presidia l'incrocio al passaggio a livello, si prodiga per dare informazioni, ma deve anche sorvegliare il rispetto dei nuovi divieti. E le multe arrivano soprattutto per il mancato rispetto dei divieti di svolta su Via di Tiglio, in parte perché per abitudine qualcuno ancora non fa caso ai segnali, ma in parte sembra anche perché i segnali non sono chiari o non sono posizionati bene, come spiega questo automobilista appena contravvenzionato proprio perché ha svoltato a sinistra da Via Martini. Il cartello che c'è qua non è messo bene, perché chi viene da Via Martini non lo vede, e poi manca il cartello di vieto di svolta a sinistra. Insomma, non si capisce che cosa si deve fare. Non è chiaro assolutamente questa segnaletica qua. La multa di quant'è? La multa è di 41 euro, però è ridotta a 28 euro se pago entro 5. Tutto sbagliato, tutto da rifare? C'è anche chi pensa che la situazione in realtà sia migliorata, come questo residente su Via di Tiglio. Con questa nuova chiusura che c'è ora, com'è la situazione qui del traffico? A me mi sembra migliorata, è più scorrevole il transito, c'è però chi non è contento, tutte le cose così. I commercianti della zona invece sono sul piede di guerra. Antonio Trapani, che tra l'altro è stato consigliere comunale per la Lega, annuncia che nelle prossime ore ci sarà un incontro con il sindaco Tambellini e attacca l'assessore al traffico Marchini. Purtroppo Marchini ormai penso che sia andato un po' nel pallone e non si ha perso il mirinvengo, sicché ho chiesto l'intervento del sindaco sperando che insieme possiamo risolvere, diciamo, questo problema che è dannoso sia agli abitanti di San Filippo e l'Arancio e sia ai commercianti sia al dettaglio che all'ingrosso. Sempre per quanto riguarda la cronaca, vediamo qualche immagine che ci è stata inviata da un nostro telespettatore relativa all'incendio che ha interessato la zona di via Torino ad Altopascio, fiamme anche non distanti dalle abitazioni, quindi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tentare di circoscrivere il rogo. Tra l'altro questa è una zona che anche l'anno scorso era stata interessata da un incendio che in quell'occasione aveva raggiunto anche la zona della ferrovia. Torniamo anche a parlare della questione KME a Fornaci di Barga, perché l'azienda KME esprime la propria soddisfazione in un comunicato per l'accordo raggiunto a Roma tra Ministero del Lavoro, Regione, azienda e sindacati per la richiesta di proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali. La proroga, sottolinea la KME, è legata alla presentazione in Regione del piano di rilancio dello stabilimento. Vorremmo sottolineare questo aspetto, dice ancora la KME nel comunicato, quale ulteriore replica, speriamo definitiva, alla improvvida ma reiterata richiesta del sindaco di Barga di soprassedere alla presentazione del piano, in particolare per quanto riguarda il progetto del pirogassificatore. Quindi continua il botta e risposta a distanza tra l'amministrazione comunale di Barga e i vertici della KME. Cambiamo completamente argomento, torniamo a Lucca con le conversazioni napoleoniche. Elisa a Palazzo, dal rigore allo splendore. È iniziata con un protagonista secolare, Palazzo Ducale, la 12ª edizione delle conversazioni napoleoniche, ideate da Roberta Martinelli e realizzate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione di Livorno, nell'ambito del progetto Da Parigi a Lucca, il gusto di vivere al tempo di Napoleone ed Elisa. Impressionante il successo di pubblico per un evento culturale che è diventato nel tempo uno dei più importanti in assoluto dell'estate lucchese. È un risultato molto importante che fra l'altro quest'anno è la 12ª edizione e dobbiamo dire che anche rispetto all'anno scorso sono aumentati. Anzi, quest'anno abbiamo problemi perché non c'è più proprio fisicamente posto nel chiostro di San Micheletto. Quindi come associazione siamo molto molto contente di raccontare la storia italiana, lucchese ed europea in maniera così avvincente da convincere, come dice, centinaia di persone ad assistere alle nostre serate.
Nel chiostro di San Micheletto, Velia Gini Bartoli e Simonetta Giurlani Pardini hanno raccontato del passaggio di Palazzo Ducale dalla gestione sotto la Repubblica a quella sotto il Principato. Le tre serate consecutive proseguiranno con Peter Hicks e un incontro dedicato a Giuseppe Bonaparte, capo della famiglia Bonaparte. Mercoledì 22 agosto Pier Dario Marzi spiegherà l'eros di un imperatore, gli amori di Napoleone nel cinema. Le castagne, frutto tipicamente autunnale, ma nel nostro territorio sono così importanti che se ne parla già ora e si cerca di prevedere come sarà il raccolto. Sentiamo qualche anticipazione in questo servizio ancora di Giulio del Fiorentino. Ancora buone notizie dal mondo agricolo legate alla stagione primaverile che è stata particolarmente ricca di piogge. Questa volta le buone nuove arrivano dal settore della coltivazione dei castagni da frutto, che grazie ai temporali che sono scesi dal versante appenninico e apuano hanno fatto sì che la maturazione delle castagne stia procedendo molto bene. Notevole è la quantità sugli alberi, ottima anche la crescita, quindi le dimensioni, dei ricci che contengono i frutti. Io penso che ormai sono passati una ventina di anni senza riavere avuto una produzione come sarà quest'anno, perché ormai possiamo dire che sarà buonissima, anche se c'è più un mese e mezzo, i castagni stanno benissimo. È andata benissimo sulla fioritura, c'è stata una buona allegagione, ha piovuto più volte durante questa primavera estate e ancora vediamo che siamo in piena estate, in pieno soleone, e vedete la fogliatura come è bella verde, ricci come sono rigogliosi e belli grandi. Quindi tutto promette benissimo, ci sono tanti ricci e quindi penso che sarà una grande produzione. Massimo Giambastiani, presidente dei castanicoltori lucchesi, fa sapere che anche sulle colline di Lucca le cose vanno bene. Forse un po' più in difficoltà sono i castagneti in Alta Versilia, dove ha fatto più caldo. Per il resto sarà un grande raccolto, perfettamente in linea con il periodo stagionale. La raccolta di castagne quindi partirà normalmente durante la prima settimana di ottobre, per le castagne ovviamente da farina, perché in Lucchesia non è che abbiamo varietà da consumo fresco principalmente, e quindi quest'anno ci sarà una buona raccolta e spero anche tanti metalli accesi. Bene, speriamo che le promesse vengano mantenute. Adesso ci spostiamo a Viareggio, due serate di spettacolo in piazza Mazzini per lanciare la cerimonia finale del premio Viareggio Repaci. Sabato 25 agosto e domenica 26, due giorni di iniziative offerte dalla Fondazione Carnevale su Viale a Mare, a Villa Paolina e nella Pineta di Ponente. Musica, sfilate e performance carnevalesche. Aspettiamo il grande premio Viareggio e ognuno di noi dà il contributo in collaborazione con la Fondazione Puccini. Anche la Fondazione Carnevale ha voluto fare la sua parte, abbiamo un bellissimo spettacolo, ma veramente bello, vale la pena venire a Villa Paolina, We Love Carnival, molto bello, è l'isola di Wight che fa uno spettacolo. Diciamo in piccolo una presentazione dei bozzetti come quella della Cittadella e poi avremo in Piazza Mazzini, ovviamente tutto gratuito, un concerto cover dei Beatles con una band che è senz'altro una delle migliori italiane. Sabato 25 dalle 19 ad arricchire l'inaugurazione dei campionati giovanili di vela organizzati dal Club Nautico parteciperà la Filarmonica La Versilia insieme a Burlamacco e Ondina. Sabato avremo su Piazza Mazzini in realtà due momenti molto importanti. Il pomeriggio sarà inaugurato il campionato italiano giovanile di vela. La sera un bellissimo concerto di una band che ripropone i brani dei Beatles. Domenica sera 26 agosto, per la prima volta in piazza Mazzini a Viareggio, cerimonia finale del prestigioso premio letterario Viareggio Repaci. È un'offerta culturale variegata, ricca, che vedrà Villa Paolino e Piazza Mazzini due centri dove poter appunto assistere a concerti e in ultimo il premio Viareggio domenica sera. E andiamo adesso a Castelnuovo Garfagnana per il gran finale della rassegna letteraria La Bella Estate.
Venerdì alle 21 a Castelnuovo Garfagnana si chiude la seconda rassegna letteraria La Bella Estate, un grande successo anche per la serata che nella settimana scorsa ha visto la partecipazione di Laura Morante. Intervistata da Ilaria Giannini, la Morante ha raccontato come è nato e cosa contiene il suo libro Brividi immorali, edito dalla Nave di Teseo. L'incontro, interamente ripreso dalle nostre telecamere, sarà trasmesso giovedì sera a partire dalle 23.15. L'ultimo appuntamento della Bella Estate sarà, come detto, venerdì prossimo con Paolo Crepè, per l'occasione intervistato da Letizia Cini. Il noto psichiatra e sociologo presenterà il suo ultimo libro, edito da Mondadori, dal titolo Il coraggio, vivere, amare, educare. Crepè chiude la rassegna di 9 appuntamenti organizzata da Alba Donati per conto dell'amministrazione Tagliasacchi. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e poi torniamo con le notizie sportive.